Buongiorno a tutti e benvenuti a questo seminario su Conoscere gli Open Data. Questo, come sapete, è il settimo appuntamento di questo ciclo di 11 seminari che si chiama Competenze Digitali Pubblica Amministrazione dal Syllabus alla Formazione. Seminari che, come sapete, perché state partecipando già dal mese di maggio, ci terranno compagnia sino al 28 luglio. Come sapete, l'obiettivo di questi webinar è affrontare in ciascuno una delle competenze digitali definite nel Syllabus. Nel Syllabus le competenze sono 11 e quindi 11 saranno i seminari. Cosa facciamo in questi seminari? L'obiettivo è proprio di affrontare la competenza descrivendo i contenuti principali che vengono affrontati in questa competenza, ma descrivendo anche qual è il percorso che il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez, che col Dipartimento collabora in questo progetto, il percorso che proponiamo alle pubbliche amministrazioni italiane per lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti. Vi ricordo che il progetto e quindi anche l'attività formativa sono rivolti a tutte le pubbliche amministrazioni italiane. In questo momento non si può ancora partecipare, nel senso che è in atto una sperimentazione portata avanti solo da alcune grosse amministrazioni che sono definite le amministrazioni pilota, però a partire dal mese di settembre ci sarà la formazione per tutti, così come il sistema di assessment delle competenze digitali e quindi tutte le pubbliche amministrazioni italiane potranno partecipare a questo sistema. Vi ricordo anche che l'adesione al syllabus e quindi sia all'assessment che alla formazione viene fatta, si fa a livello di amministrazione e non a livello di singolo dipendente. Per tutte le ulteriori informazioni, come sempre, ci sarà anche nelle slide, vi richiamo a consultare il sito competenzedigitali.gov.it nella sezione dedicata al syllabus. Ci sono anche le FAQ che noi integriamo ogni giorno con le domande che fate, quindi potete eventualmente anche rivolgervi al servizio di help desk qualora avesse dei dubbi ai quali non trovate risposta nelle FAQ. A questo punto passiamo direttamente al webinar di oggi. Quindi continuiamo, è il terzo appuntamento dedicato all'area dati, informazioni e documenti informatici. Abbiamo parlato nel primo di quali sono i dati, le informazioni, come raccogliere e organizzare e archiviare i dati. Nel secondo seminario, quello di martedì scorso, abbiamo parlato invece di come valutare e gestire i documenti informatici. Abbiamo visto proprio la gestione documentale della pubblica amministrazione. Oggi affrontiamo il tema dei dati aperti. Quindi, vedremo cosa si intende per open data, cercheremo di capire anche però quali sono i vantaggi per i cittadini, per la pubblica amministrazione e per le imprese della pubblicazione dei dati aperti. Capiremo anche, cercheremo di vedere insieme come si valuta anche la qualità dei dati aperti e anche alcuni contenuti che sono per un livello più avanzato, però sono quelli legati al fatto proprio di come in un'organizzazione si lavora per la generazione automatica dei dati aperti. Quindi adesso allora passiamo quindi, ecco, questa è la slide che vi fa vedere che siamo ancora nell'area 1. Come sapete abbiamo affrontato diverse aree, la prossima sarà dal seminario prossimo avremo l'area 4. A questo punto passiamo direttamente a parlare del seminario di oggi. Allora, una piccola novità dei seminari da oggi sino alla fine, vi dicevo, ricorderete che nei seminari scorsi, insieme all'intervento sui contenuti oggetto di quella competenza, c'era anche un intervento di un funzionario del Dipartimento della Funzione Pubblica che ci ha raccontato i diversi strumenti a disposizione del syllabus. Abbiamo visto il sito, come funziona l'assessment e come funzionerà la formazione. Invece, dal seminario di oggi avremo una delle amministrazioni pilota che ci racconta come sta sperimentando l'assessment delle competenze digitali. Ci racconteranno la loro esperienza. Le amministrazioni pilota sono INAIL, INPS, Unioncamere e Regione Lazio, quindi oggi avremo la testimonianza dell'INAIL col dottor Francesco Colasuonno. Purtroppo il dottor Colasuonno oggi aveva un impegno improrogabile, quindi ha registrato un video e ce l'ho mandato. Quindi lo vedremo solo nel video. Dopo l'intervento dell'INAIL ci sarà invece Sergio Agostinelli, che è esperto di Open Government e Open Data, che ci parlerà appunto della competenza oggetto del seminario di oggi. E a questo punto chiedo alla regia di mandare in onda il video dell'INAIL, del dottor Colasonno.
oggi, in quanto è stato un elemento abilitante per le aziende di servizi, sia pubbliche che private, per affrontare con efficacia e tempestività l'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19. E probabilmente, anzi sicuramente, sarà tra i principali fattori critici di successo per la ripartenza. Questo perché le pubbliche amministrazioni dovranno necessariamente ripensare i propri modelli organizzativi e valutare l'opportunità di ricorrere in maniera strutturale e non più in emergenza alle nuove modalità operative di digital working, puntando su infrastrutture, tecnologie abilitanti, su sistemi di monitoraggio, ma anche e soprattutto sulla cultura digitale, sulle competenze digitali del proprio personale. Per cui se era opportuna, già e qualificante, già a suo tempo, la nostra partecipazione, la partecipazione di INAIL come amministrazione pilota nel progetto Syllabus, a suo tempo, quando l'abbiamo concordata con il Dipartimento della Funzione Pubblica, lo è ancora di più oggi in questo momento storico contingente. Quindi siamo stati contenti professionalmente di sperimentare la piattaforma di valutazione. Lo abbiamo fatto coinvolgendo circa 20 nostri colleghi amministrativi, simulando la loro valutazione sulla piattaforma, in una sessione pilota con la guida dei colleghi del Dipartimento. E devo dire che è stata un'esperienza sicuramente positiva e interessante. Abbiamo fornito i nostri feedback alla funzione pubblica, evidenziando gli elementi di forza da conservare, da mantenere rispetto alla soluzione e anche suggerendo dei piccoli elementi migliorativi. Poi dopo su questi temi c'è stato un fattivo confronto anche con le altre amministrazioni che hanno partecipato a questa fase pilota in cui ci siamo confrontati sui diversi punti di vista. Rispetto alle attività, al progetto, sia in termini tecnici ma anche organizzativi, di processo, comunicativi, sia per la fase di valutazione che per le successive attività formative. E questi saranno i temi con cui ci confronteremo nei prossimi mesi. Chiudo qui la mia presentazione iniziale e vi auguro un buon proseguimento dei lavori. Perfetto, allora abbiamo visto il video dell'INAIL, adesso possiamo caricare le slide del relatore di Sergio Agostinelli. Nel frattempo, visto che qualcuno di voi ha segnalato di non riuscire a sentire bene l'audio, io devo dire, noi lo sentivamo bene, quindi probabilmente era un problema della vostra linea, lo potete, come vi dicevo prima, lo potrete riascoltare poi nella registrazione del webinar che sarà disponibile da questo pomeriggio insieme alle slide di Sergio Agostinelli. A questo punto, come sapete, avete a disposizione il box domande e risposte nel quale potete inserire le vostre domande per Sergio Agostinelli e alla fine del suo intervento ci sarà una breve sessione di risposte. Mi taccio e do la parola a Sergio. Prego. Buongiorno a tutti, ben trovati in questo webinar sugli Open Data, o meglio, chiamiamoli subito in italiano, dati aperti, così risolviamo anche il primo problema semantico di quando si parla di Open Data. Abbiamo proprio la necessità di riportare un fenomeno che è internazionale a una dimensione nazionale. Quindi parleremo di dati aperti oggi. L'ambito di questa competenza viene a valle di altre competenze che hanno affrontato il tema dell'informazione, del documento. Quindi è un elemento, open data, che viene a valle di tutta un'operazione di apertura di contenuti. E conoscere gli open data riguarda proprio
l'elemento caratteristico di questa tipologia di conoscenza aperta. Inoltre cercheremo di trovare a sottolineare quali sono poi le motivazioni e i vantaggi effettivi di operazioni che lavorano sul tema dei dati aperti. La competenza è fatta di livelli diversi, c'è cioè un livello base fatto di due componenti, un livello intermedio con dei quattro temi chiave e un livello avanzato dove affrontano altri quattro temi chiave che riguardano particolarmente aspetti che man mano che il tema viene conosciuto, gestito all'interno dell'organizzazione, si aumenta anche la necessità di approfondire particolari aspetti. In questo webinar cercherò di fare un volo un po' su tutti questi temi, però cercherò di concentrarmi in particolare sul perché è importante sapere cosa si intende per open data e in particolare sulla differenziazione tra dati pubblici e dati aperti, che è la prima cosa che vedremo. Ma fare open data, appunto, fare open data necessita anche di conoscere quali sono le caratteristiche degli open data proprio rispetto ai dati pubblici o ad altre tipologie di contenuti, come possono essere informazioni o documenti. Inoltre andremo a cercare di approfondire e comprendere l'utilità per i diversi utilizzatori degli open data e per la stessa pubblica amministrazione di affrontare i dati pubblici anche in veste di dati aperti. L'ultimo argomento che cercheremo di affrontare è il tema della qualità dei dati, dove nel momento in cui si decide una forte apertura di determinati dati pubblici, diventa centrale la qualità dei dati messi a disposizione. Questo tema dei dati ormai ne sentite parlare da un po' di tempo, ma lo scenario attuale sia di quelli che sono gli scenari economici, ma anche quelli che sono gli scenari della società moderna, si basano essenzialmente sull'organizzazione e distribuzione dei dati, quindi i processi di produzione dei dati, sia per l'economia, sia per lo sviluppo delle società moderne, in particolare sui temi di complessità, necessitano di trovare dei modelli organizzativi e dei modelli per affrontare la gestione di Sergio, tutte queste scusa. informazioni. Sergio, puoi Sì, alzare un po' la voce? assolutamente sì. Proviamo a fissare il microfono. Ok. In particolare, i dati servono alla fine per costruire dei servizi. Lo sviluppo di questi servizi passa tendenzialmente, servizi digitali, passa tendenzialmente o per siti web o per ormai quasi tutti tramite le applicazioni su mobile. E, qualsiasi tipo di informazione, per esempio, qui abbiamo un'informazione meteo, un'informazione sul traffico, un'informazione che riguarda una qualsiasi altra necessità della vita moderna, si basa sulla strutturazione di dati. Molti dei dati messi a disposizione da queste applicazioni sono prodotti dalle amministrazioni pubbliche e poi riutilizzati da soggetti privati. In altri casi le informazioni, o meglio i dati, sono prodotti dai soggetti stessi che utilizzano questi strumenti. Si pensi per esempio alle informazioni del traffico di Google che sono aggregate da Google attraverso i dati che ognuno di noi rilascia nel momento in cui ha accesa l'applicazione su Google e quindi dà la propria posizione e
il dato aggregato forma l'informazione sul traffico. Ecco, questi dati per la fornitura di servizi, quando questi dati sono prodotti dalla pubblica amministrazione, che è una grandissima produttrice di dati, abbiamo un investimento in quello che ogni organizzazione chiama patrimonio informativo della propria pubblica amministrazione. A livello aggregato, tutto questo insieme di informazioni vanno a formare il patrimonio informativo pubblico. Come per i beni immobili, la pubblica amministrazione detiene anche beni informativi e di dati. Questi dati acquisiscono in questa società moderna dei dati un valore maggiore di molti anni fa, e proprio negli ultimi anni la necessità di gestire, governare e valorizzare questo patrimonio informativo della pubblica amministrazione ha portato sia i governi che la pubblica amministrazione in senso anche locali a gestire e a specificare delle politiche pubbliche di dati, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, poiché i dati che vengono scambiati, in particolare in contesti come il nostro, in cui c'è una fortissima interrelazione di servizi, economia e dati, per esempio a livello di Comunità Europea, viene richiesto di aderire a dei protocolli internazionali o delle norme di tipo europee che aiutano questo interscambio di dati. E tutto questo che vi sto dicendo io è per mettere in relazione forte quello che potrebbe sembrare un semplice problema di tipo tecnico, l'apertura dei dati, all'interno di politiche di governance e quindi politiche pubbliche forti che riguardano un settore importantissimo, quello della governance dei dati. E in questa slide vedete come esempio l'ultima direttiva europea che riguarda l'apertura dei dati, che è già in vigore dal 17 luglio 2019. Ma poiché il tema dei dati aperti è molto collegato alle politiche che vengono definite di governo aperto, cioè le politiche che proprio per la complessità della gestione delle nostre moderne democrazie richiedono una collaborazione sempre più spinta tra quello che è le competenze della pubblica amministrazione e quelli che sono poi i diritti e doveri dei cittadini e delle imprese, di trovare degli ambienti comuni di dialogo, chiamerei. Quindi gli open data sono uno di quegli ambiti di dialogo in cui cerchiamo di trovare a mettere in relazione la domanda di dati e l'offerta di dati. Ma che cosa sono i dati aperti? Allora, definiamoli in modo veloce. Quando parliamo di dati aperti, intendiamo dati liberamente usabili, prima cosa, nel senso che i vincoli all'usabilità di questi dati non ci dovrebbe essere, bisognerebbe abbassare le barriere al riuso di questi dati, quindi il riuso diventa l'elemento caratterizzante degli open data, ma questi dati dovrebbero essere anche ridistribuibili senza grandissimi vincoli da parte di chiunque, quindi possono essere devono essere scaricati, riutilizzati, magari modificati, per qualunque tipo di scopo, minimizzando le restrizioni che ci sono e possono esserci nei dati di origine del dato pubblico, perché molto spesso i dati aperti sono un frutto di processi amministrativi, magari con altri scopi rispetto a quelli che possono essere richiesti da chi richiede un particolare dato aperto. Quindi i dati aperti devono essere sempre pensati ai fini di un riuso. Quindi la caratteristica, se dovessi definire in una frase sintetica, dei dati aperti è che devono essere una fortissima correlazione col riutilizzo degli stessi dati.
più i dati sono riutilizzabili e più possiamo definire i dati aperti, come dato di tipo aperto. A livello di definizione, proprio questa caratteristica di essere una definizione che negli anni si è andata sempre più approfondendo e trovando delle sfumature sempre per migliorare questo riuso, possiamo paragonare i dati aperti ormai a un bene comune. Che cosa vuol dire un bene comune? Poiché negli ultimi anni è cresciuta quella che può essere un'attenzione verso, per esempio, i temi della trasparenza dei governi e delle pubbliche amministrazioni, e inoltre è aumentato l'interesse proprio insito nell'uso dei dati e quindi anche per sviluppo di tipo economico, ha portato a far sì che quelli che normalmente hanno dati tendenzialmente della pubblica amministrazione chiusi all'interno delle procedure classiche definite dalle norme di utilizzo dei dati stessi, a fare in modo che una parte di questi dati fosse sempre più messa a disposizione delle comunità, della società civile, o delle imprese, o della ricerca, o dei media, proprio per fare in modo che questi dati non diventi un terreno comune di condivisione e usabili da chiunque, e un terreno comune per fare cose nuove e cose diverse. All'interno di questo nuovo paradigma di apertura, i dipendenti pubblici si sono trovati negli ultimi anni proprio a dover applicare questi nuovi paradigmi della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico proprio in veste di apertura. E quindi si sono aperte delle azioni, progetti e spazi di dialogo collaborativo tra le pubbliche amministrazioni e i portatori di interessi che normalmente nei processi di rapporto con la pubblica amministrazione porta avanti le proprie esigenze. In tema, quindi possiamo definire che i dati pubblici sono tendenzialmente, hanno un obiettivo di dare evidenza all'informazione pubblica, ma l'open data ha bisogno di determinati requisiti, non solo di tipo tecnico, anche di tipo normativo, anche di tipo qualitativo, che rendano i dati diversi da quello che normalmente può essere la pubblicazione, per esempio, di un rapporto, di un documento, di un'informazione, di dati anche all'interno dei nostri siti web, ma senza delle caratteristiche specifiche che portino al riuso facile di questi dati. Quindi possiamo dire che un dato aperto deve rispettare alcuni criteri di apertura, che normalmente sono stati anche definiti a livello internazionale. Si fa spesso riferimento alla definizione di conoscenza aperta della fondazione, dell'Open Knowledge Foundation, che ha dato un po' l'orientamento a questi meccanismi di apertura, non solo per i dati, ma anche per i contenuti della pubblica amministrazione, non solo, e per tutti i tipi di informazione. Quindi, partendo da questi movimenti che tendevano a dare gli elementi e i requisiti di apertura, si è arrivati a definire alcuni principi cardine dell'apertura in senso lato. Quindi si ribadisce ancora che la disponibilità è il punto essenziale, cioè di avere questi dati. La reperibilità e l'accesso, cioè bisogna trovarli, facilmente trovabili e facilmente accedibili, quindi la grandissima necessità che questi dati siano, per esempio, pubblicati digitalmente in siti web e siano, per esempio, facilmente trovabili nelle semplici operazioni che facciamo tutti i giorni, da una ricerca su Google per cercare gli open data di un particolare ministero o di una pubblica amministrazione.
Ma oltre a trovarli, questi dati devono essere messi a disposizione per favorire il riutilizzo e la ridistribuzione, quindi devono essere liberati da restrizioni che possono essere insite nei dati, fino a definire il concetto di apertura più largo, proprio per dire che i dati devono essere distribuiti senza nessuna discriminazione di pubblico che può richiedere quei dati, quindi chiunque può richiedere quei dati. Quindi queste sono le caratteristiche centrali per il concetto di apertura. Ovviamente questi principi sono stati negli anni tradotti in standard anche di tipo internazionale e che nelle varie operazioni di orientamento e indirizzo della pubblica amministrazione sono stati raccolti, rielaborati e utilizzati per definire le regole nazionali per ogni Stato. Alla fine possiamo definire che un requisito fondamentale dei dati aperti sia proprio questa disponibilità e accessibilità online. La facilità di essere trovati questi dati e in particolare c'è un tema fortissimo che è quello della indicizzazione del motore di ricerca. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se quando noi cerchiamo un qualcosa nel motore di ricerca, se i contenuti sono stati organizzati in un certo modo, noi troviamo facilmente quell'informazione. Ma se i contenuti sono sottratti alla indicizzazione di questi motori di ricerca o sono organizzati in modo che i motori di ricerca difficilmente trovino questi contenuti, alziamo la barriera, diciamo, di accesso per tutti gli utenti. Quindi c'è un grandissimo lavoro per favorire questa accessibilità dei documenti e trovabilità di questi documenti e dati. All'interno dei processi amministrativi pubblici. Questa cosa può essere rafforzata e deve essere rafforzata in alcune situazioni, inserendo per esempio i dati aperti da singole amministrazioni in portali dedicati o in cataloghi dedicati proprio ai dati, in modo tale che raccolgano delle caratteristiche insite e richieste per la fornitura di questi dati. In quelli che vengono normalmente chiamati cataloghi di dati aperti e sono ormai, diciamo, negli ultimi 10 anni, da quando si sono cominciati ad aprire i primi cataloghi, abbastanza consistenti anche in Italia. Una precondizione, ovviamente, per l'apertura dei dati è quella della tutela dei dati personali, quindi parliamo di dati aperti quando noi già abbiamo risolto tutti i problemi di tutela della privacy dei dati personali, ma anche tutto ciò che ci impone il recente regolamento europeo in materia di protezione dei dati, che diventa quasi un, rispetto al movimento di apertura, è un movimento diciamo di controllo che tutto ciò che apriamo sia effettivamente apribile, quindi rientra in un minimo di equilibrio tra movimenti di apertura e di chiusura, l'elemento che va sempre tenuto conto nel momento in cui si decide di aprire determinati dati. Ma questo non vale solo per i dati aperti, vale per qualsiasi tipo di dato pubblico. Se noi pubblichiamo un qualsiasi documento con dei dati personali, abbiamo gli stessi problemi che avremmo se i dati aperti non tutelassero i dati personali. Quindi è una precondizione che viene precedentemente a quelle che sono, diciamo, le caratteristiche più tipiche degli open data, che sono quali? Quella di avere determinati requisiti base. Questi tre che vedete in slide sono i requisiti base che normalmente abbiamo imparato a conoscere per
valutare se dei dati sono effettivamente aperti oppure sono magari solo dei dati pubblicati sul sito della pubblica amministrazione, ma non definibili di tipo aperto. Ecco, quella condizione per essere dati di tipo aperto è una condizione che deve garantire dei requisiti di tipo giuridico, economico e tecnologico, come minimo. Il requisito giuridico richiede la chiara messa a disposizione dei dati attraverso una licenza di tipo aperto. E poi approfondiremo questo tema passando nelle slide successive. Quindi la prima condizione è comprendere se non ci siano delle restrizioni chiare al riutilizzo giuridico di questi dati. Un altro requisito prevalente è quello che richiede che ci sia una gratuità prevalente dei dati, anche se, come vedremo, possono essere ammesse delle eccezioni. Poi c'è un requisito di tipo tecnologico che è molto importante e normalmente è il grande lavoro che si fa quando si decide di affrontare una politica di dati aperti all'interno delle organizzazioni in modo serio, poiché la determinazione di una licenza e di una modalità gratuita dei dati spesso è deciso a livello organizzativo per tutta l'amministrazione, mentre a livello tecnologico troviamo ancora grande difficoltà ad avere sistemi integrati unici di gestione dei dati. Però vediamone uno a uno, in modo tale che abbiamo una panoramica. Come dicevo, il requisito giuridico, quello della licenza aperta, richiede proprio che i dati siano rilasciati e distribuiti con una licenza di tipo aperto che non impedisca, anzi, incentivi il riuso dei dati anche ai fini commerciali. Quindi questo elemento di anche ai fini commerciali è un elemento molto importante perché prova una delle barriere definibili di dato aperto proprio quando questi dati siano anche ad uso commerciale. Quando non sono ad uso commerciale non possiamo parlare di veri e propri dati di tipo aperto. La licenza può contenere ovviamente alcuni diritti riservati specifici. Per esempio, può richiedere la citazione della fonte o la titolarità dei dati. Per esempio, caricare un insieme di dati provenienti da un particolare ministero e poi riutilizzare questi dati per fare un qualsiasi altro prodotto o servizio è norma se la licenza prevede di contenere i diritti di citazione della fonte dei dati. Riportare proprio la fonte dei dati, fonte ministero.gov.it, linkando dove sono stati presi questi dati. Spesso questa citazione della fonte per i dati pubblici viene valutata come un valore di pregio, poiché la fonte garantisce anche il processo di produzione. Quindi sapere da dove arrivano i dati può avvicinare la credibilità e la fiducia su questi dati che noi scarichiamo. Le licenze ci possono essere di tanti tipi. La cosa importante da sapere è che il modello O, perché è quello centrale in questa slide, è quello che abbraccia i dati di tipo aperto e quindi è un modello che richiede che le licenze siano di questo tipo, con alcune caratteristiche. Accennerò velocemente solamente ad alcune tipologie di licenze che vengono ultimamente utilizzate, anche perché, come vedete anche nella slide,
La licenza che viene consigliata a livello italiano per la pubblica amministrazione è una licenza chiamata Creative Commons 4.0 come versione, è una licenza che permette proprio di organizzare le informazioni e i dati e rilasciarli in formato aperto secondo quello che prevede anche la norma e le norme italiane di rilascio dei dati aperti. Ma questi saranno temi che sicuramente affronterete nei processi, nella parte di formazione quando partirà a settembre in modo più approfondito, perché è un tema interessantissimo e va conosciuto. Voglio solamente fare un affondo sul tema del dominio pubblico, poiché ci sono alcuni tipi di dati e informazioni che normalmente con Sergio, dei microfoni. scusami, ci segnalano ancora che l'audio è un po' basso. Allora proverò a reggere Tenerlo un più. po' il microfono. Sì. Va Esatto. Vabbè. bene? Quindi volevo fare solo un accenno sul tema del dominio pubblico perché, come sapete, noi abbiamo una legge, la 633 sul diritto d'autore, che tutela determinati diritti anche sui contenuti, le opere, ma anche sui dati prodotti da chiunque. Però c'è un articolo 5 che specifica che le disposizioni non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato delle pubbliche amministrazioni. Sulla parola testi c'è un grande dibattito, però tendenzialmente diciamo che quando c'è un dominio pubblico, come per esempio sulle norme, non c'è bisogno che l'amministrazione rilasci una licenza, proprio perché non c'è bisogno di garantire nessun diritto su queste norme. La cosa interessante è che il progetto normativa del governo, che è quello che permette di consultare gli atti normativi di Gazzetta Ufficiale, proprio nel 2010 ha cominciato anche non solo a mettere a disposizione i dati, ma aprire anche da un punto di vista tecnico queste informazioni e quindi aprire i dati, non solo i testi, come dire, mettere a disposizione i testi per l'umano, ma anche per chi vuole utilizzarli in modo più avanzato. E cosa succede quindi quando uno decide di aprire nuovi dati? Noi troviamo tantissimi dati all'interno dei siti della pubblica amministrazione, però proprio può succedere che non c'è una citazione esplicita della licenza di quei dati, quindi troviamo bellissimi dataset o set di dati disponibili, scaricabili. Però c'è un'ambiguità sulla tipologia di riuso che ne possiamo fare. E in particolare, quando noi queste cose le inseriamo nei siti web, e i siti web contengono una pagina che normalmente si chiama note legali, e in queste note legali viene genericamente definito quali sono le regole di riutilizzo dei contenuti complessivi del sito. Se queste regole sono ambigue o non chiare, e rendono tutti i contenuti del sito non chiari e ambigui. Quindi il primo, come dire, un consiglio potrebbe essere, prima cosa per favorire gli open data, ricontrollare almeno a livello generico le note legali dei siti pubblici e magari scrivendo qualcosa che riporti anche le scelte che si possono fare su particolari dati tipo aperto, esplicitandole già dalle note legali. Però se questo, come spesso non accade, è necessario che questa ambiguità sia risolta. Il codice dell'amministrazione digitale, da un certo punto in poi, dal 2012 in poi, rispetto alla norma che diceva che più o meno tutti i contenuti sono riservati, ha girato un po' questa impostazione, definendo che tutti i dati, i documenti che pubblichiamo
sia le pubbliche amministrazioni, ma anche i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi ovviamente dei dati personali. Quindi questa soluzione, che non è, come dire, una soluzione abbastanza forte di cambiamento o di impostazioni, ha facilitato in questi anni il riutilizzo predefinito di dati aperti anche quando una pubblica amministrazione magari pubblicava un bellissimo dataset, ma non citava in modo esplicito una negazione al riutilizzo, ma proprio l'assenza di una definizione faceva sì che i riutilizzatori potevano applicare questo principio di open data, ridetto in inglese by default. Andiamo invece, passiamo dal requisito giuridico. Vedete, l'ho sorvolato in modo molto, molto alto, però è da approfondire sempre la parte formativa. Vediamo un po' i requisiti di tipo tecnologico, che i dati di tipo aperto devono avere e devono essere rilasciati con dei formati di tipo aperto. Che cosa vuol dire di formati di tipo aperto? Vuol dire che non siano vincolati tecnicamente, quindi siano ridotte le barriere di tipo tecnico al riutilizzo di questi dati. E in particolare che questa caratteristica faciliti sempre più l'utilizzo di questi dati da parte non solo di noi umani che guardiamo e li leggiamo dei documenti, ma da parte dei computer stessi, quindi che siano leggibili da macchina, da macchina a macchina, quindi sia facili per gli applicativi informatici comprendere, leggere, interpretare questi dati secondo degli standard ovviamente prestabiliti, in modo tale che i dati siano rilasciati in una sempre migliore qualità di tipo tecnico aperta. Nei profili, diciamo, avanzati di questa competenza si fa riferimento anche a un modello qualitativo di questa apertura tecnico, chiamiamola così. È un meccanismo, è un modello che fa riferimento a 5 livelli, e questa caratteristica permette di individuare immediatamente, per esempio, documenti rilasciati o dati rilasciati magari con delle tabelle in PDF, fanno parte di una categoria cosiddetta una stella. E anche quando la licenza è di tipo aperto, però il formato, non essendo di tipo aperto, non risponde a una qualità altissima. Nel momento in cui, in più, il PDF non permette una facile riutilizzabilità da parte sia degli utenti che dalle macchine. Man mano che andiamo avanti con delle tipologie di formati dove la facilità al riuso dei dati all'interno di questi formati viene facilitata, questo modello definisce delle caratteristiche sempre più avanzate, fino ad arrivare a un livello 3, che sono dal livello 3 in poi quelli che vengono veramente definiti formati di tipo aperto, e quindi nel momento in cui i dati hanno una licenza di tipo aperto, sono facilmente riutilizzabili e hanno dei formati aperti, quindi dal livello 3 in poi, siamo in presenza di quelli che sono veri e propri open data. Gli altri formati li vediamo successivamente. A questo punto ci sono ovviamente dei formati per i dati specifici di tipo aperto, e sono riportati spesso in tutti i documenti, anche nei documenti
utilizzati normalmente per dare degli indirizzi sia per le singole amministrazioni che a livello nazionale. E una parola che, una sigla che sentirete spesso, sarà CSV, che è un formato di tipo aperto che rende facilmente le tabelle utilizzabili come livello minimo di dati, per poi arrivare a dei livelli superiori di qualità tecnica. L'altro requisito, il terzo requisito essenziale è quello di tipo economico. Ora, diciamo che a livello internazionale c'è una valutazione di open data puro, solo il dato rilasciato disponibile a riuso in forma gratuita. E le versioni, diciamo, meno integraliste danno la possibilità di rilasciare dei dati di tipo aperto anche in caso che siano forniti con delle licenze di tipo aperto, con formati aperto, ma con dei costi specifici e con delle tariffe specifiche. Questo è un tema attualissimo di discussione, in particolare nella rivisitazione della direttiva europea sui dati aperti, la norma nazionale permette, in casi eccezionali, di definire anche dei prezzi, o meglio dei costi marginali, quindi delle tariffe su determinati dati. È un tema, caldissimo e in via di evoluzione, e lo vedremo nella parte finale. In particolare perché? Perché nella definizione di questi costi marginali i corrispettivi che vengono chiesti dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. Quindi viene richiesta almeno una trasparenza, un'apertura nei criteri più che nelle tariffe, nel vincolo di non introdurre particolari costi. I particolari costi possono avvenire, per esempio, in alcune situazioni in cui c'è una richiesta di intervento ulteriore sui dati rispetto alla normale prassi o procedura che ha prodotto quei dati. Per esempio, nel momento in cui noi dobbiamo anonimizzare, cioè rendere anonimi i dati per la tutela della privacy, abbiamo dei costi incrementali rispetto alla normale produzione di quei dati all'interno delle procedure. E quindi in quel caso potrebbe essere richiesta una particolare integrazione a costi marginali. Però ripeto, questo è un tema che sarà molto caldo e affrontato nei prossimi periodi, anche a livello, in particolare a livello di Commissione europea. Vediamo però a cercare di dare un primo veloce contributo perché dobbiamo comprendere come dipendenti pubblici, anche se non siamo esperti tecnici oppure non siamo degli leader che devono governare la data governance all'interno di un'amministrazione? E perché dobbiamo capire per un dipendente pubblico l'utilità degli open data? E per il cittadino, qual è l'utilità? Perché i dati aperti offrono sicuramente dei vantaggi per chi riesce a mettersi in grado di riutilizzare questi dati, sia su molti temi che riguardano l'efficienza dei processi. Pubblicare dei dati di tipo aperto permette spesso anche di rendersi conto di errori che nei dati ci sono. E questo, se valorizzato all'interno del processo di collaborazione e di pubblicazione dei dati, permette di migliorare i dati che la pubblica amministrazione gestisce all'interno dei propri processi. Ma in particolare i dati servono ad attivare dei meccanismi di crescita economica nel settore privato, con esigenze specifiche, fino ad arrivare ad essere strumento di miglioramento di benessere sociale e di sviluppo di processi avanzati di democrazia. Proprio nel momento in cui
le società moderne hanno intenzione di migliorare i processi di collaborazione, di partecipazione e l'innovazione sociale, l'esigenza di avere dati sicuri, certi, disponibili, aggiornati e continui diventa la precondizione per rendere effettivi questi processi di apertura. Ma chi è interessato ai dati aperti? In questa slide ho cercato di categorizzare le principali tipologie di soggetti molto diversi che i gestori di open data e di dati aperti della pubblica amministrazione imparano a conoscere con esigenze totalmente diverse. Abbiamo tutto l'attivismo civico, cioè tutte le persone, associazioni e gruppi che lavorano per esempio, sui monitoraggi civici di realizzazione di attività, policy e opere pubbliche. Abbiamo tantissime singoli cittadini che intervengono su settori specifici e cercano di sviluppare particolari azioni civiche. C'è tutto un pubblico che riguarda l'ambito della ricerca dell'insegnamento che richiede dati di tipo aperto. C'è un gruppo, diciamo, uno specifico settore che è quello dei dati per la scienza e per la ricerca, che ha sue caratteristiche molto forti di stato avanzamento di come aprire i dati per la ricerca, per esempio. E abbiamo gli organismi pubblici che normalmente utilizzano questi dati per realizzare e migliorare le pianificazioni e le politiche pubbliche, o per migliorare appunto i processi partecipativi, o per migliorare i servizi pubblici messi a disposizione, fino ad arrivare a imprese e professionisti che utilizzano i dati aperti per inventare nuovi business e quindi nuove iniziative di tipo economico, ma anche utilizzare all'interno del proprio business tradizionale i dati aperti per migliorare e ridurre determinati costi informativi, fino ad arrivare all'analisi di mercato previsionale e sviluppo di applicazioni o cruscotti decisionali. Poi c'è tutto il tema dei media e quindi giornali TV che utilizzano per fare sia inchieste di tipo tradizionale, sempre più l'elemento dei dati come elemento di approfondimento e di rafforzamento delle inchieste in corso, oppure tutto il nuovo insieme di specializzazione di quello che viene chiamato data journalism, cioè giornalismo basato sui dati, che lavora proprio sulle aperture dei dati, fino ad arrivare alle fondazioni del mondo del non profit per sindacati e partiti che utilizzano questi dati aperti per studi e analisi. Questi vantaggi, questo è un grafico che utilizza la Commissione europea per rafforzare questi elementi, diciamo, di servizi e utilità che possono favorire i dati aperti. Un tema chiave ultimamente sta diventando quello di aprire dati che abbiano effettivamente un valore per chi deve riutilizzarli, proprio perché la centralità dei dati aperti sta nel riuso, non nell'esposizione e l'apertura del dato, ma nel riuso. Quindi chi, specialmente gli enti, gli organismi, ma anche le imprese che fanno open data da un po' di tempo, stanno lavorando molto sul valore, alto valore dei dati. E questo è ribadito anche dalla direttiva, l'articolo 14 della direttiva europea sui dati, dove si invita a rafforzare e a ragionare su alcune tipologie di dati specifici. Quindi ne elenca in particolare sei: i dati geospaziali, i dati relativi all'osservazione della Terra e all'ambiente, i dati meteorologici, i dati statistici, i dati relativi alle imprese, alle proprietà delle imprese, i dati relativi alla mobilità. E, a fianco vedete alcune informazioni sul progetto Copernicus, che è uno di questi progetti
progetti a livello europeo dove sui dati geospaziali permette già un uso massiccio, libero, completo e gratuito di informazioni molto qualificate. Proprio per attivare questi processi, negli anni anche in Italia è nata una politica dei dati pubblici. Vi metto solamente due dei riferimenti nazionali e documenti di indirizzo, cioè le linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e il piano triennale per l'informatica pubblica nella pubblica amministrazione. E in particolare nel piano c'è una parte specifica sui dati. Inoltre ci sono progetti, azioni che sono sorte, nascono e sono attive, che rafforzano proprio la produzione e il riuso di dati aperti. A livello nazionale è previsto un catalogo open data che raccolga la produzione nazionale dei set di dati prodotti a livello nazionale, e questo lo fa attraverso definizione di standard di raccolta di questi dati, in modo tale che il dato sia poi distribuibile anche a livello europeo in modo omogeneo. La centralità, come dicevo, spendendo gli ultimi 5 minuti del mio intervento, riguarda la centralità sulla qualità dei dati. Pensate solamente al tema il dato aggregato o il dato disaggregato. Cioè, siamo abituati ai dati statistici, che sono dati importanti, ma sono dati aggregati. In alcune situazioni possono essere molto più utili i dati disaggregati, dove è possibile utilizzare i dati disaggregati mantenendo i livelli di tutela della privacy. Quindi il lavoro grande della qualità deve lavorare sempre più a non aggregare dati quando non è necessario, e distribuire i dati grezzi quando si ha. Quindi, per concludere, possiamo lavorare su delle raccomandazioni che possiamo dire. La prima raccomandazione è che nei prossimi anni si cercherà di lavorare su dati aperti che siano sempre più utili, cioè espressioni di un fabbisogno concreto richiesto dagli utenti. Perché proprio questo aumenta il riuso. Quindi chi apre i dati deve aprire anche i canali di comunicazione con i riutilizzatori, che è una cosa abbastanza impegnativa. Come dicevo, i dati devono essere sempre più disaggregati, e l'aggiornamento diventa un tema centrale, in particolare se sono dati fonte di processi continui. E rilasciare dei dataset o dei dati senza chiarire bene il contesto e la descrizione di ciò che stiamo rilasciando è sempre pericolosissimo. Sono forniti degli standard per rilasciare i dati in un modo che sia comprensibile da tutti, e in particolare poi ci sono dei standard di tipo tecnico che riguardano la modalità richiesta a livello nazionale di pubblicazione di dati. I dati, ovviamente, bisogna lavorare moltissimo per il tema della qualità, proprio su questa standardizzazione, in particolare di ontologie e vocabolari. Qui cito solamente in modo veloce, ma c'è un link, poi se parlerà in modo approfondito, che questa standardizzazione necessita di lavorare moltissimo su quella che può essere definito interoperabilità semantica di questi dati. Inoltre, i processi devono essere sempre più automatizzati, in modo tale che anche i dati aperti, siano prodotti alla fonte, all'inizio. Quindi non c'è un lavoro successivo artigianale per aprire i dati, ma sia una produzione quasi automatica dei dati e nei sistemi informativi.
Proprio questo permette di migliorare l'interoperabilità sia semantica, tecnica e organizzativa dei sistemi aperti. Come vi accennavo, uno dei temi importanti e i livelli maggiori di modelli che riguardano i dati riguarda il tema dei link open data. E sarà affrontato un tema formativo in modo più analitico. Accenno qui solamente il fatto che nei livelli maggiori di qualità dei modelli i dati permettono a delle macchine in modo automatico di comprendere senza ambiguità il senso dei dati, ma anche di avere dei collegamenti automatici a questi dati. E in modo tale che si possano trovare e sviluppare dei servizi assolutamente nuovi e interessantissimi, e in particolare quando siamo in presenza di grandissimi database, e quando questi grandissimi database vanno messi in relazione con altri grandissimi database. Quindi ogni volta, man mano che andremo avanti negli anni, questo aspetto del collegamento dei dati uno con l'altro sarà l'elemento centrale di chi affronta come organizzare poi all'interno della propria amministrazione un modello di gestione dei dati aperti. Non c'è un modello unico. Da cosa dipende questo modello? Dipende sicuramente dalla dimensione degli enti. Un comune è una cosa, un piccolo comune è un'altra cosa. Una regione un'altra cosa, un'agenzia governativa un'altra cosa, quindi dipende dalla dimensione dell'ente sicuramente, dalla tipologia e eterogeneità dei dati, se si tratta di dati geografici è un conto, dati statistici è un altro, se parliamo di un'amministrazione che produce tanti dati di tipo diverso, per esempio una regione, è una cosa, un'amministrazione che ha un'unica tipologia di dati su un grandissimo database. Per esempio, possono essere degli enti che hanno una banca dati, ma importantissima, e allora l'organizzazione avrà una specifica organizzazione per quel tipo di ente. E poi dipende molto dal contesto di operatività. E i contesti ordinari sono diversi dai contesti di emergenza, i contesti collaborativi, cioè all'interno di processi dove il dato viene creato, prodotto, da più soggetti è diverso da dati in cui è un'unica amministrazione che produce e è titolare e distribuisce quel dato. Quindi il contesto determina anche quale modello raccogliere. L'unica cosa che posso segnalare è che da quando è previsto nell'articolo 17 del CAD un ufficio per la transizione al digitale, il tema dei dati aperti non può prescindere dalle scelte e l'organizzazione che viene fatta su questo tema. Quindi la condizione ideale sarebbe quella che l'ufficio della transizione digitale si occupi in modo completo e dia delle direzioni e indirizzi sulla gestione dei dati anche di tipo aperto della propria amministrazione, per arrivare poi a un modello in cui, a seconda delle scelte che ogni amministrazione singola farà, si doterà di un gruppo di lavoro che con competenze diverse per aprire i dati o di regole o regolamenti interni o delle reti collaborative tra referenti di banche dati per imparare a fare sempre open data in modo migliore man mano che si va avanti anche con le novità tecnologiche e organizzative che si scelgono, fino ad arrivare a dei modelli associati di gestione di dati aperti, specialmente per esempio in quelle realtà come i piccoli comuni che necessitano di aggregare i servizi pubblici erogati, e quello degli open data è uno di quei campi in cui si presta benissimo l'aggregazione per la produzione di dati aperti. E fino ad arrivare a modelli di produzione e processi di produzione che affrontino in modo ciclico sia la fase di valutazione di quali dati un'amministrazione ha,
fino ad arrivare a decidere, poi a fare un piano editoriale di quali dati prioritariamente aprire, anche in base a quello che dicevamo all'inizio dell'importanza di dare prima risalto ai dati richiesti dai riutilizzatori. E poi per trovare dei processi di pubblicazione specifici e canali di pubblicazione per la propria organizzazione, fino a trovare meccanismi per la valutazione di ciò che pubblichiamo per migliorarlo e quindi aprire anche i canali di dialogo con i riutilizzatori dei dati aperti. E proprio per questo chiudo con un'altra slide che riguarda il tema attuale di trovare i meccanismi per mettere su dei processi per dialogare con chi riusa questi dati. E, modelli che possono avere all'inizio una difficoltà di mettere su un sistema di collaborazione, ma avvantaggia velocemente la qualità dei dati che vengono pubblicati proprio nell'ottica di efficacia nel riutilizzo. Chiudo il mio intervento lasciandovi questa domanda su, magari con più curiosità, di andare a vedere come sono i vostri dati aperti nelle vostre amministrazioni. E ho lasciato alcuni documenti di indirizzo nelle slide che potete riprendere, qualche linkografia minimalista su quello che può essere utile per avere una panoramica sui dati aperti. E per chi è un po' più interessato a seguire questo tema in modo continuativo, lascio anche delle parole chiavi da seguire nei vari, in particolare nelle discussioni, nelle informazioni che avvengono su Twitter, dando delle parole chiave base, intermedie e avanzate a seconda di quello che ognuno di voi vuole seguire, quindi seguendo quelli che vengono definiti gli hashtag dati aperti, open data, già possiamo seguire quello che c'è di nuovo e la discussione che avviene in rete. Chiudo il mio intervento e invito magari Roberta ad aiutarmi a capire un po' le domande, che se sono arrivate delle domande, e a vederle insieme. Perfetto, eccomi. Grazie Sergio, grazie mille. Sì, ci sono state diverse domande, quindi adesso stai per vederle, credo. Chiedo alla regia di condividere nella sezione centrale in modo che anche i partecipanti possano vederle. Ti diamo quei 3 secondi per bere un bicchiere d'acqua o vai. Sì, allora la prima è sull'open government. Intanto le leggo tutte, poi vediamo come rispondo. Magari rispondo a tutta. Poi c'è una domanda, come viene garantita l'integrità di un dato aperto? Come viene garantita l'integrità di un dato aperto? Okay. Il formato Excel ha una licenza aperta? Mi sembra sia un formato proprietario, ma infatti non ho detto che c'è una licenza aperta. Sì, è un formato chiuso. Ok. Le scansioni di foto di un utente richiedono un formato federale, si possono intendere come dati aperti, ok. Ma i dati in formato Excel, anche se rispetto al PDF, non sono riferibili a un software proprietario, ok. In assenza di questi dati aperti permette di cercare eventuali errori, ok. Anche se sì, va bene, a parte l'ultima che risponderò bene. Allora, cercherò di essere un po' più chiaro sul tema Excel, non Excel, proprietario. Allora, una cosa sono i formati proprietari, giustamente il formato XLS è un formato Microsoft di tipo chiuso perché è di tipo proprietario, quindi non è definito infatti di tipo aperto dalla definizione di open data. Ma è un formato che rende facilmente utilizzabili i dati di tipo, anche gli altri di tipo aperto. Che cosa succede?
spesso viene pubblicato l'insieme di dati in un formato di IPA aperto, per esempio il CSV, che è un formato che può essere aperto sia da un programma come Excel, ma anche altri programmi open source di recettore di dati. Ma il pubblicatore di questi dati, per agevolare, pubblica anche un multiformato. A volte pubblica la stessa tabella, chiamiamola così, di dati in formato anche Excel, anche in PDF. Allora, il multiformato ovviamente è una caratteristica che io reputo un valore, perché aumenta il riuso per target diversi di quel dato. Da un punto di vista tecnico, è logico che il formato XLS non è un formato di IPA aperto. Le foto, ovviamente scansionate, sono dei documenti, non sono documenti di IPA aperto, appunto, sono delle opere e non sono dei dati, quindi non sono dati di IPA aperto. Ah, in che senso la pubblicazione di dati aperti permette di verificare eventuali errori? Allora, questo è un punto delicatissimo, ma anche una fortissima novità. Specialmente lo sanno i vostri colleghi che magari da 4, 5, 6 o 7 anni aprono già dei dati. Che cosa succede? Il ciclo di vita normale è questo. Si fa difficoltà da pubblicare un dato perché si ha timore che siano non completi, non aggiornati. Poi c'è un momento che si apre questo dato, il dato viene scaricato e riusato dai soggetti che lo riusano. Magari il soggetto, siccome in questo spirito di dialogo, segnala che il dato rilasciato c'è un errore, manca di qualcosa, e nel processo ideale questa segnalazione viene ricevuta dall'autore di quel dataset, che ha l'opportunità di migliorare la causa di quell'errore. Magari potrebbe essere un errore, una svista. Anch'io ho fatto dei refusi in queste slide, qualcuno me l'ha guardato e me l'ha corretto 2 minuti prima di proiettare queste slide. Quindi la correzione e la valutazione da parte di chi andrà a riusare questi dati e aprire un canale dialogante è il lavoro a valore aggiunto che fanno i veri uffici open data delle amministrazioni, cioè ricollegano chi è l'autore di quel dataset a chi riceve delle segnalazioni su quei dati. E quindi si apre un ciclo di miglioramento continuo. Quindi è meglio, logico, avere dei processi di qualità prima della pubblicazione, però in questo mondo dell'open data è tollerato, anche apprezzato, la correzione post pubblicazione, proprio perché ha questa caratteristica di non vivere la sindrome che invece in alcuni ambiti la pubblicazione di quelle informazioni hanno. Si pensi solo agli obblighi di pubblicazione o al documento probante, no? È un altro mondo. Qui siamo nel mondo degli open data proprio perché si differenzia dai documenti pubblici e dagli obblighi di pubblicazione, per esempio negli ambiti della trasparenza con il decreto 33, che è un altro mondo. Non so se ho risposto a tutto. C'è l'open gov. L'open gov, come dire, chi fa open data nella pubblica amministrazione spesso lo fa perché vuole introdurre i dati di tipo aperto all'interno di quelli che sono i processi di apertura e modernizzazione della pubblica amministrazione, in cui le pubbliche amministrazioni si aprono ai processi collaborativi delle politiche. Quindi in quel caso il rapporto tra Open Data e Open Gov è che gli Open Data sono lo strumento abilitante delle politiche di apertura delle politiche governative. Però è tutta un'altra storia. Cioè, spero che in altre situazioni, come abbiamo già fatto, ci sarà un approfondimento forte su quelle che sono le politiche di governo aperto e non di open data. Non so se ho risposto a tutto, però Mi pare di sì.
Lasciamo Sì, qualcosa anche alla formazione. esatto, Sergio, volevo dire questo. Chiaramente, non, insomma, tutto non si può rispondere. Tra l'altro, sono arrivate anche alcune domande in questi ultimi minuti, ma non, insomma, se continuiamo in realtà a rispondere alle domande, probabilmente saremo qui fino a stasera. Io vi ricordo che i relatori dei nostri webinar, nella maggior parte dei casi, sono coloro che hanno partecipato alla scrittura, alla redazione e quindi alla produzione dei materiali formativi. Quindi, come dire, con tranquillità, tutti gli approfondimenti saranno proprio nella formazione che ci sarà a partire da settembre. Circa l'ultima domanda che riguardava le registrazioni, la riusabilità dei nostri webinar, chiaramente le registrazioni, come sapete, sono pubbliche e quindi possono essere riusate e condivise riconoscendo la paternità dell'opera. Quindi. E a questo proposito, vi ricordo che da questo pomeriggio sulla scheda di eventi PA ci sarà la registrazione di questo seminario insieme alle slide che ha fornito Sergio, nelle quali avete visto trovate anche tutti i link per insomma bibliografia, sitografia, articoli, eccetera, quindi materiali per poter approfondire i temi. A questo punto io ringrazio Sergio Agostinelli, ringrazio voi per la pazienza, vi do appuntamento al prossimo seminario, che sarà martedì prossimo 7 luglio, sempre alle ore 12. Inizieremo a parlare dell'area 4, avremo la competenza a conoscere l'identità digitale. Per ulteriori informazioni, come sempre, vi suggerisco di consultare le FAQ sul sito competenzedigitali.gov.it e nel caso non trovasse risposta nelle FAQ, potete contattare il servizio di help desk. Con questo vi saluto, vi auguro buon pomeriggio, arrivederci a tutti. Arrivederci.